Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con Rete Veneta. Ricapitoliamo insieme a voi i principali fatti della settimana. .16% Ivo Rossi, 38,44% Francesco Fiore, 17,41% Alessandro Zan. Ivo Rossi è il candidato sindaco per il centro-sinistra. Vince ma non stravince. Inseguito a sorpresa dall'avversario Francesco Fiore dopo una campagna giocata in pochi mesi ma col fiato sul collo. Condotta una campagna molto serrata da parte dei miei due amici, insomma, che hanno conteso questo incarico, e devo dire l'hanno fatto con grande intensità. Io inevitabilmente dovevo in qualche modo rappresentare anche l'amministrazione. Rossi vince in centro, tiene Stanga, Guizza, Forcellini e Volta Barozzo, ma Fiore conquista Sacro Cuore e Arcella. L'affluenza è bassa, poco più di 7.000 elettori per queste primarie. Zan arriva all'ultimo, alla fine della festa, in via Beato Pellegrino. I suoi voti, sommati a quelli di Fiore, avrebbero superato quelli di Ivo Rossi. Padova potrà avere un centrosinistra ancora più forte, dove Ivo Rossi potrà essere il sindaco e Francesco Fiore il vice sindaco. E questo Fiore ha un consenso importante, e adesso è molto importante lavorare con lui e con lui conquistare la città. Ed sarà un valore aggiunto con cui vinciamo. Il ministro è tra i primi ad arrivare ieri sera in via Beato Pellegrino. Il Partito Democratico si riunisce attorno al vincitore, i bersaniani di ferro, Zanonato Ruzzante, i renziani con i sindaci di Este e Cadoneghe e gli assessori Micalizzi, Dalla Vecchia e Piron, che ha lasciato a metà della corsa. Certamente 400 voti circa di scarto non sono tantissimi, però questo ci dice che c'è ancora tanto lavoro da fare, e quindi da qui a maggio dovremo essere tutti in campo e immaginare anche nuovi modi per ascoltare la città e per proporci alla città. Erano in 13.000 gli elettori alla sfida Renzi-Cuperlo. Ieri a Padova hanno votato soltanto 7.000 elettori. Un calo enorme che non può essere attribuito soltanto al maltempo. Sia Forcellini che in centro storico la sfida è stata un testa a testa tra Rossi e Fiore. Ed ora il Partito Democratico dovrà confrontarsi con il volto nuovo della scena politica, che con Padova 2020 si dice pronto a sostenere il vincitore Rossi, ma il programma di coalizione deve essere condiviso. Io chiedo questo, che si capisca il significato di questo voto. Io dico che queste elezioni le dobbiamo fare in tandem, però non è solo questo, dobbiamo farle in tandem con un programma rinnovato, con una squadra di persone rinnovate e dando un segnale forte che anche il metodo di gestione della prossima amministrazione sarà molto più partecipato. Ieri la chiamata al segretario Bressa, Fiore cerca l'incontro ora per lavorare presto e bene. Il suo rammarico è l'alleanza persa con SEL. Per mesi avevamo fatto un percorso assieme con anche molte persone di SEL e ci siamo trovati questa candidatura di Alessandro Zan praticamente all'ultimo momento. Non ce l'aspettavamo onestamente. E devo dire che l'importante è il significato politico. Adesso sentivo parlare di ballottaggio, non è questo, insomma, non abbiamo tempo da perdere. E il confronto che è mancato con la città. Io credo che non si sia lavorato troppo per promuoverle, non a caso io avevo chiesto anche di fare un paio di confronti televisivi, questi avrebbero sicuramente tenuto sull'affluenza. Purtroppo è una situazione un po' drammatica perché l'acqua continua a salire. Abbiamo superato il livello del 2010, che era quello dell'alluvione, stiamo raggiungendo quello del 1966, e quindi è chiaro che per me è una cosa molto preoccupante, perché non vorrei che questa piena durasse qualche giorno. Il Bacchiglione torna a far paura a Bovolenta. La seconda ondata di piena in poche ore ha fatto tremare gli argini. Il sindaco ha ordinato lo sgombero. 400 persone sono state costrette a uscire di casa. In molti hanno trovato alloggio da parenti e amici. Per gli altri è stato allestito un centro di prima accoglienza a Polverara. Noi stiamo uscendo dal lavoro perché ci hanno detto di uscire per oggi e poi si vedrà domani mattina se poi ritorniamo. Perché giustamente ho detto datore lavoro, ho detto che se dovrei arrivare a piena a mezzogiorno e mezzo, ho detto a casa. Vediamo domani mattina. Tutta la bassa padovana è nella morsa dell'acqua, in tilt i canali secondari, allagamenti a Montegrotto e a Merlara, criticità e scuole chiuse a Brugine, Ponte Longo, Correzzola e Arzergrande.
adesso dobbiamo vedere, noi abbiamo notizie di un numero civico che ha un problema con acqua che gli sta entrando, però dobbiamo capire se c'è modo di liberarlo in qualche maniera. Sì, abito qua al 23. Ma io con questa macchina riesco. È iniziato ieri pomeriggio, lentamente, sempre in, sì, in modo lento, non repentino, e comunque sta salendo, perché questa mattina alle 9 era lì, adesso comincia a salire ancora. Stiamo camminando su quella che praticamente poche ore fa era una strada bianca, collega anche alcune abitazioni, le potete vedere proprio qui a lato. Ieri sera un canale che scorre esattamente dove c'è quel ponticello che è collegato al Brentella è trascinato, l'acqua è venuta fuori dagli argini e questa è la situazione, siamo circondati dall'acqua. Siamo spostati di pochi chilometri, questa è la strada che collega Tencarola a Selvazzano, è chiusa perché allagata e a presidiare la zona c'è la polizia locale. La discesa del garage è piena d'acqua, nel senso che sono 2 metri d'acqua. E i primi piani l'ha raggiunto ancora no? No, l'acqua è al pianerottolo. Parte corrente, Marina, va dentro Marco, guarda il filo che hai detto bene che parte con padre. Si è attrezzato con i sacchi? Sì, per fortuna, ieri sera li avevo recuperati. 2010 il battiglione era più alto, faceva più paura, però era 2 metri più alto, ma qua non c'era una goccia d'acqua, ti ricordi? Era tutto asciutto. C'è nessuno? Hai bisogno? Guarda, a quel momento mi ha affaso, magari bisognerebbe portare un po' per la roba, un po' cattivo. Perché adesso noi per un momento andiamo in pausa, sì, andiamo a mangiare anche noi, mezz'ora credo. Ma, quindi guarda, per un po' sei qua. Sì, sì, sto qua. Bon. Prego. Avete deciso di rimanere qua? Sì. Al lavoro dentro qual è, com'è la situazione? Piena d'acqua? È piena d'acqua, c'è la svoltata tutto. Chiudere il meglio possibile. Cerchiamo di chiudere il meglio possibile e di svuotare con la pompa il possibile. Hanno chiamato un'altra piena, ma cerco di svuotare l'acqua in modo tale da chiudere bene. E dopo quello che sarà sarà. Come mai non ve ne siete andati e avete deciso di star qua? No, beh, io vado, qui abita la mia ragazza e io e la mia ragazza siamo andati da mia madre, però vengo qua la mattina fino a sera a vedere se riesco a fare qualcosa. E stare a casa senza far niente sapendo che è allagato tutto, non... Speriamo non si alzi tantissimo, quello. Praticamente questa è la situazione, l'acqua arriva alla vita ed è tutto sommerso. Tutto sommerso. State lavorando con la barchina da quando? Noi da questa mattina, ma tutta la notte. Ed è impossibile arrivare in questa zona se non... Con la barchina o con gli stivali alti. La gente che è rimasta qua cosa vi dice? Si lamenta in generale. Le porte sono sbarrate, ci sono i sacchetti di sabbia per cercare di contenere l'acqua che è entrata, come si può vedere in questo momento, all'interno delle abitazioni inondando tutto quanto. Ci sono danni per centinaia di migliaia di euro. Io ho messo il segno e l'acqua è aumentata, nonostante non piova l'acqua è aumentata. C'è un dato oggettivo, ho messo 2 segni, anche se non piove è aumentata, quindi è una cosa strana. È aumentata l'acqua? Sì, certo è aumentata. Sta aumentando secondo me perché ho cominciato a uscire anche dentro il garage. Quanti danni ha adesso lei? Adesso per fortuna, cioè non è entrata in casa, però manca 5 centimetri. Da quanti giorni siete così?
Praticamente da ieri pomeriggio. E neanche una macchina, nessuno ne è passato di qua. Niente. Signora, l'acqua quanto è aumentata secondo lei in queste ore? Guardi, penso sia sempre uguale, spero. Ma... bene non piova ancora, perché altrimenti veramente noi siamo sotto di 20 centimetri in casa. Ma non era mai successo in questa via? Beh, io abito qui non da molto, comunque dal 2005 no. Mai visto qua. So che ho mia nipote che abita proprio nella curva e ha detto non ha mai dormito tutta stanotte, invece di andare giù a crescere di più. Sento che tutti si lamentano, ma non ho visto nessuno, non so. Siamo praticamente cresciuti insieme con due lavori diversi. Io gli volevo un bene perché era una delle poche persone sane, vincenti e ottimiste. Io quando ero giù di morale venivo qua e dicevo dai Gianni, facevamo la solita battuta. La gente veniva qui tutte le mattine a prendersi una piccola porzione di sorriso e lo raccontano tutti nel via vai di amici, conoscenti che oggi sono passati a dare a Giovanni Zampieri l'ultimo saluto. Il benzinaio di 56 anni, conosciutissimo in città, titolare di questa pompa di benzina che ieri mattina si è gettato dal 10° piano del monoblocco. La crisi mi ha tolto il sorriso, questo l'ultimo messaggio che ha lasciato la famiglia, moglie e tre figli con cui viveva a Due Carrare. Dico Gianni, senti, facciamo una cosa, io faccio 50 euro di benzina, se la banca me li dà io faccio benzina. Mai un grido di dolore, nessuno avrebbe sospettato. Questa mattina qui alla pompa è arrivato un altro dei ragazzi che lavoravano con lui e che Giovanni in qualche modo ha cresciuto. Mazzi di fiori e biglietti che raccontano lo sfogo di chi nell'ultimo grido di dolore di Gianni si è sentito rappresentato. Credo che abbia sofferto molto. Perché per non riuscire a far trasparire i propri pensieri, le proprie cose... All'entrata del distributore questo cartello, nei colori della bandiera italiana, si legge la rabbia e la voglia di reagire. Quello che ti fa rabbia è che i grandi possessori di holding, i petrolieri, non si tolgono mai la vita. I nostri politici con quello che fanno, che hanno messo in ginocchio l'Italia. È un'Italia che lavora, dovrebbero vergognarsi queste persone che ci hanno messo in ginocchio. Comunque era una persona no buona, era una persona meravigliosa. I colleghi di Giovanni nel giorno del funerale chiuderanno le pompe di benzina in segno di lutto. Si lavora negli hotel di Montegrotto Terme, dove l'acqua nei giorni dell'emergenza ha invaso i piani terra e le sale per le terapie termali. Entriamo nell'hotel Commodore di via Pio X, le moquette ancora zuppe d'acqua, si continua a pulire perché il 14 febbraio si vuole riaprire. I danni ci sono, verranno sistemati nel tempo, noi ci auguriamo che questo non vada però a influire sugli arrivi e sulle presenze che sono previste, perché voglio dire... Tutti bene o male ci siamo rimboccati le maniche, non abbiamo aspettato nessuno, anche perché aspettare qualcuno significa perdere veramente delle occasioni. Le telefonate dai clienti in questi giorni sono arrivate a decine, ma si vuole rassicurare, le prenotazioni sono importanti per poter ripartire. Ci sono danni agli impianti, soprattutto impianti elettrici, motori che servivano per i vari servizi, quindi... sono già stati rimossi e portati in riparazione, verranno rimessi su. Nonostante gli accumuli di sabbia e i sacchi, l'acqua era salita fino a coprire le piscine e lambire le vasche termali. Oggi un tecnico della soprintendenza ha visitato anche l'impianto dell'hotel Neroniane, dove c'è una parte storica ancora con l'acqua. L'acqua arrivava qua. L'acqua arrivava qua, a livello contatori praticamente qua. E tutto qua era tutto un lago, perché abbiamo qua i cunicoli sotto e praticamente l'acqua scende, cioè l'acqua si alza e
siamo messi così. Si continua a lavorare anche nelle case di Battaglia Terme, il comune più colpito dal maltempo. Allo Zoatestino, invece, 6 famiglie residenti in Via Vela e in località Bellone sono ancora isolate perché circondate dall'acqua. Grazie per essere stati in nostra compagnia. L'informazione con TG Padova torna domani, puntuale alla solita ora.